Oggi mi è venuta voglia, sono passato davanti al pescivendolo, di cozze. Non è il massimo della stagione perché le cozze si dovrebbero mangiare in piena estate perché sono belle, piene, cicciotte. Però l'ho comprate, le voglie sono voglie. E voglio farmi un bel sodè di cozze. Allora, ma queste cozze perché ve le fate pulire dagli altri? Pulitele voi, vi spiego anche perché. Guardate, quando voi vedete, normalmente sono attaccate da questa barbetta, sono tipo delle trecce normalmente. Che faccio? Io tolgo questa. Una volta che tolgo questa, la cozza si apre e perde tutto il liquido. Quindi le cozze che vi comprate, l'ho visto, dentro, che vi già hanno pulito tutte quante, hanno perso tutto il loro liquido. La loro bontà sta là dentro. Quindi invece le comprate e ve le pulite a casa. Togliete questa barbetta, così, guardate, tiro così, in questa maniera. Guardate, è così. Poi che c'hanno? Sono pozzozzette, no? Vedete sta robetta attaccata? Ah, che brutto, che schifo. Allora noi che facciamo? Mano a mano le pulisco, che levo la barbetta e metto qui. Poi avete due possibilità. O cozza con cozza, sto finandole così, con l'acqua, e levate queste impurità, questa robetta che c'è attaccata, ok? O se no, ramina che usate solo per fare questo lavoro o solo per la roba, per il cibo, e fate così e le lucidate bene bene, perché vi posso assicurare che quando le mangiate e vedete che il guscio è bello lucido, è un'altra storia. E sicuramente ne mangeremo di più. Che belle lucide così, che facciamo? Le mettiamo dentro o la retina che vi ha dato il vostro pescivendolo. Avete visto, le vendo dentro sempre una retina, no? O se no, dentro un torcione, un canavaccio di casa, bello così stretto. Messe una volta dentro un canavaccio o un torcione, fate così. Nodino, oggi ho, ecco qui, anche il polso mi fa male. Ah, perfetto, così. Stringiamo belle forte, 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 ok? In modo tale che non si aprono e non perdono il loro liquido, ok? Anche se abbiamo tolto la barbetta, diciamo, ecco qua. Questo è quello che dovete fare. Così, nel frattempo, facciamo il soffritto, no? Adesso, però, come le cuociamo? Semplicemente, noi siamo semplici. Noi, io e voi. Persone semplici, però, buono. Ci piace il buono. Ok, quindi parto subito dall'olio. Poi ho due o tre prodottini semplici, semplici. Quindi l'olio stavolta ho usato Fratelli Licari, Marsala, olio siciliano. Adesso, come ci piace a noi, sentite la musichetta? Intanto comincia a incalzare. Poi, gambi di prezzemolo, ci vogliono tutti perché c'è il soffritto per le cozze o per le vongole senza prezzemolo, che soffritto è? Senza l'aglio, non ci metti l'aglio, ma stavo scherzando. Mentre soffrigge aglio, prezzemolo. Avevo due pomodorini che non vanno più bene a mangiarli crudi, un po' asciuttini. Li taglio anche a metà così, perfetto. I pomodori li metto all'inizio, perché? Adesso vi spiego perché. Perché se no si va troppo, si annaccono, diventano bolliti. Invece a me piace che esce proprio adesso la salsetta. Io faccio così, ok? Così. Come dicono i napoletani, lo schiatto. Ecco qua, alzo il fuoco. Poi, peperoncino, non ce lo mettiamo? Ce l'ho fresco, lo metto così, rotto con le mani. Guardate qua, che spettacolo. Ah, è già un'altra musica questa, già te viene voglia da metterci il pane dentro. E adesso andiamo con lei. Quanto è gustosa, quanto è buona. Eccolo qua. Subito, coperchio. Che saranno dolori, c'ho un coperchio piccolo piccolo, però che faccio io? Il trucco, pellicola, chiudo così, così facciamo l'effetto vapore, bello sigillato, eccolo qui. E adesso, lo sai dove dovete aspettare? Lo dico io quando sono pronti, poco tempo, perché appena si aprono e che è ancora dentro il frutto è morbido, morbido, umido, che è lucido, è pronta la nostra cozza. Non la stracuocete, vai! Vedete come tiene? Guardate, si è tutto gonfiato, quindi tutto proprio un effetto bello vapore. Se avete il fuoco e non avete l'induzione, usate la carta alluminio, fa la stessa cosa,
sigillate bene e avrete lo stesso effetto. Adesso guardate, guardate che bello, se è tutto gonfiato, faccio così, eccole qua, guardate, vi faccio capire come le voglio, così belle, così umide. Adesso spengo tutto, do una bella mescolata, perché qua sotto che ci abbiamo i pomodorini, no? Così, guardate che bello, guardate che spettacolo, mamma mia, ma che pranzo è questo? Con due soldi ci facciamo proprio il pranzo da mare, bello, spensierati. Prezzemolo, che ci sta tutto, è perfetto. Continuiamo a dare una girata, così tutto quanto si amalgama bene. Oh, mi raccomando, una cosa importantissima, seria. Quando aprite il coperchio, deve profumare, non deve puzzare. Se sentite una puzza strana, che non è quella del mare, ma è quella della fogna, perché a volte hanno quel problema che una può uccidere, può far diventare cattive tutte le altre, buttate tutto. Non vi preoccupate, buttate tutto assolutamente. Adesso, pane qua ci vuole. Io lo metto sulla base, io ho del pane secco, io per non buttare il pane che faccio? Quando mi avanza lo taglio a fette e lo ripongo dentro una busta di carta. E questo non lo butti mai. Vado a mettere le cozze qui su. Mo sentite che spettacolo. Ma no, che bontà, ragazzi. Oggi, tutti a pranzo a casa di Mariola, Così. Guardate la salsetta. Guardate la salsetta. Qua è da pasta, Qua è da pasta, Vai, bagna tutto, bagna il pane. Voilà, cosa migliore è il pane. La cosa migliore è da urlo è il pane. Un'altra bottarella così di prezzemolo. Poi da qui non ce lo metti, da amici nostri, eccolo qua, perfetto. E poi adesso me l'assaggio tutta, guardate qua, c'è pure un po' di liquido dentro, guarda che robetta, proprio così a cucchiaino, guarda un po' a cucchiaino, guarda. Prima avevo la salsetta buonissima, aspetta, mi è finita qua. Poi raccolgo il pane qui sotto, che ancora quando è secco non si è ammollato proprio brutto, tipo biscotto al latte dimenticato. Che tipo di fa? Buona. Semplice, economica e tanto buona. Buon appetito, ragazzi. Rifatele subito, oggi stesso. Mamma mia, c'ho una fame. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti.